Alfonso Signorini ha parlato della nuova edizione del Grande Fratello VIP 5 e ha scelto di autodedicarsi la copertina di Chi, settimanale di cronaca rosa da lui diretto, una scelta che ha subito scatenato ilarità e polemiche in rete. La più pungente, neanche a dirlo, è stata l'irriverente scrittrice e giornalista, la famosa e popolare opinionista e giurata di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli, ha condiviso la cover di Chi sul suo profilo Instagram e ha scritto: e dopo Beppe Sala che legge il suo libro, abbiamo Signorini, che si mette in copertina sul suo giornale, aspettiamo che Papa Francesco si autoproclami santo. A quanto pare tra Selvaggia e Alfonso non corre buon sangue. Durante il GF VIP 2, all'epoca Signorini era opinionista fisso del reality condotto da Ilari Blasi. Lucarelli scrisse sui social: Alfonso Signorini è un opinionista moralista, mostra il suo consueto coraggio che sfodera, come sempre, solo con i pesci piccoli, impartisce lezioni di vita ad una che faceva uomini e donne, e che l'unica cosa che ha letto in vita sua è il libretto di istruzioni dell'epilatore elettrico. Alfonso Signorini parla del cast del GF VIP 5. Alfonso Signorini ha parlato del cast del GF VIP 5 anche al settimanale TV Sorrisi e Canzoni. Siamo nel bel mezzo dei provini, li stiamo facendo da casa, io da Milano e il mio gruppo autoriale da Roma, collegandoci con Zoom. Con mia grande sorpresa si sta profilando un cast di grandissimo interesse. Abbiamo visto circa 40 VIP, e dentro un paio di settimane passeremo in rassegna i giovani. Categoria importante ma difficile perché, per ragioni anagrafiche, spesso non possono essere definiti VIP. Con set chiusi e concerti sospesi, ci siamo ritrovati molti nomi ai provini. Inoltre, la scorsa edizione è piaciuta anche a tanti insospettabili, che si sono proposti perché si sono affezionati al programma e si fidano di me. Chi saranno i veri VIP di questa nuova edizione del reality show di Canale 5? Staremo a vedere.